Gamers e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andy Gamer. Oggi vi presento un nuovo gioco, Football Manager 22, non è né troppo vecchio né troppo nuovo. E è uscito, diciamo, più o meno un mese fa e vediamo un po' come funziona. Ecco qui, questa è l'interfaccia della posta in arrivo. Riprende più o meno le stesse cose degli altri Football Manager e una delle prime cose che ci viene chiesta è quella di creare una tattica. Oggi sono l'allenatore delle Zebre. Ricordatevi, Football Manager alcune licenze non ce le ha, come ad esempio la Champions League chiamata Coppa dei Campioni, che in teoria non è neanche troppo sbagliato perché è il nome vecchio della Champions League, o anche l'Europa League chiamata Eurocup, mi sembra. Comunque iniziamo creando la nostra tattica mettendo il tiki-taka verticale. La nostra formazione sarà la 4-2-3-1 larga, che non è quella usata negli ultimi tempi dalla Juventus, che in campionato non sta andando perfettamente come gli altri anni. Ecco perché ho scelto questa squadra, cercando di cercando di vincere il campionato, ecco, la Serie A. Qua ci viene mostrata la lavagna tattica, come si può dire. Come portiere possiamo mettere Szczęsny è in vacanza, ok. Ma sono tutti in vacanza. Ma no, sono tutti in vacanza. Ok, ci risono perché non so, i miei giocatori erano andati in vacanza, ma vabbè, intanto ho finito di impostarla io. Proprio quello che mi aspettavo di sentire. Io direi che possiamo aggiungere la finale della Coppa dei Campioni, scusate il microfono. Che se ricordo, la Coppa dei Campioni sarebbe la Champions League. Riuscirò prima o poi a cambiare i nomi delle squadre. Qui Chiellini ci risponde che gli suona bene e cercherei anche di vincere la Coppa Italia. Ancora la stessa risposta e finito la nostra riunione della squadra. In effetti il morale era già perfetto all'inizio, non è cambiato proprio nulla. Io direi che facciamo una cosa, vorrei provare a vedere come siamo in partita, andrei in vacanza giusto per saltare un po' il tempo che ci separa dalla partita contro il Verona. Ci vediamo tra poco. Ci siamo il giorno della partita tra la Juve e il Verona. Sono le 8 e la partita vediamo. No. Allora. Sì, è alle 20:30, quindi ci mancano 10 ore alla partita. Ecco, ci siamo. È il momento della partita, anche per valutare più o meno com'è la squadra. Questa è la schermata della riunione tattica. Apportiamo queste modifiche.
Ok, ci siamo. Ah, quindi i nostri giocatori sono migliorati tantissimo, come ad esempio Szczęsny e Chiesa. Anche Chiellini. Possiamo. Ah, giusto, i calciatori di riserva. Mannaggia a me, mannaggia. Ok, la nostra lavagna tattica è pronta. Possiamo mettergli un compito di supporto a Locatelli. Qua abbiamo ancora qualche problemino, ma che si può sistemare facilmente in un secondo momento. Si conferma la nostra formazione. La maggior parte dei giocatori ha reagito bene alle istruzioni che abbiamo dato, tranne Ken, Pinsoglio, McKennie e Ramsey. Ma ora l'unica cosa importante è fare la partita. Ci siamo quasi. Le squadre si stanno riscaldando. Ecco. Ci siamo. Io abbasso un po' il volume, così si sente meglio la mia voce. Questa è la schermata così possiamo vedere anche la formazione avversaria, ma al momento non è molto importante. Però questi sono i loro calciatori. Ecco, eccoci allo stadio della Juventus. Che spero non si senta tanto la scheda video, perché in questo momento è un elicottero. Possiamo vedere la classifica della Serie A. E anche i giocatori. Ma come hanno fatto ad entrare? Lì c'era il tunnel. Sono entrati dalla barriera. Ma che cosa? Inizia la partita della Juventus contro. Possiamo anche mettere le azioni chiave, perché sono quelle più importanti. Ecco i passaggi tra Rabiot, colpo di tacco, Dybala in avanti per Moise Kean. Va fuori la palla. Direi di mettere un attimo in pausa e aggiustare alcune impostazioni, ecco così. Ecco, qui è arrivato il momento di un calcio d'angolo. Dybala in avanti, Chiellini sta per recuperare la palla. Ecco il passaggio verso Alexandro, Rabiot, Locatelli, Moise Kean, Dybala, la rete! Che rete di Paolo Dybala! I tifosi del Verona, tutti ammutoliti, si sentono solo quelli della Juventus. Hanno insultato per questo gol straordinario. Possiamo rivedere l'azione da qui. Rabiot, Ken in avanti. Guarda, un gol veramente bellissimo dalla distanza. Io loderei la squadra, perché l'azione è così. La parata di Montipò che la toglie dall'incrocio. Le zebre hanno fatto un balzo in seconda posizione. Siamo fuori dalla zona retrocessione. Questa è una cosa bellissima. Montipò, una parata. Che parata. Danilo recupera la palla. Bonucci. Comunque sto vedendo dall'altro schermo che il video. Cosa è successo? Può essere un possibile rigore? Revisione del rigore. Oh, calma. Sì, rigore.
Rigore per la Juventus. Rigore per la Juventus. Va Paolo Dybala, mi sembra. È Dybala? Sì. Paolo Dybala fa il tiro. Il gol. C'è il gol. Vi dicevo prima che purtroppo sto notando dal secondo schermo che la partita dalla registrazione va un pochino a scatti, ma io al momento non ci posso fare veramente nulla. Se abbasso le impostazioni c'è una grafica orribile, veramente mi spiace. Ho abbassato ancora un po' il volume, che Chiesa, la parata di Montipò. Non ci credo, stava per essere un... Anche l'Hellas Verona. Sopra la traversa di pochissimo. Io l'avevo vista dentro, sinceramente. No, dobbiamo mettere la visuale TV. Io metto quella TV perché è quella che mi piace di più. Ho fatto anche la rima. Comunque scrivetemelo nei commenti se volete che il gol del Verona. Il gol del Verona. Il Verona che accorcia le distanze. Che gol comunque, bellissimo. Anche questo, Szczęsny che non ci può arrivare. Ecco finito il primo tempo. Ed è finita la partita, 2-1. 2-1 per la Juventus con il Verona che ha accorciato le distanze con il gol di Barak. Possiamo tornare nello spogliatoio. Possiamo dire che sono stati tutti molto bravi. E infatti è quello che è vero. Finita la partita. Abbiamo vinto, per fortuna. Ci rivediamo alla prossima. Ciao!